Effettivamente, stamattina abbiamo fatto una social performance che rientrano nelle altre due, quella al Maxi Store del Deco a febbraio e a gennaio quella nella chiesa di San Sebastiano. Questa volta sì, è stata una performance abbastanza forte nei contenuti. Ho inscenato la mia morte, amplificando ancora di più il mio disagio, e non solo, il disagio di un intero comparto, quello delle gallerie e quello del mercato dell'arte e dell'arte in generale, in effetti. Ripeto ancora una volta, stiamo chiusi dal mese di marzo dell'anno scorso, senza aiuti, senza ristori da parte dello Stato, e questa è una cosa veramente insostenibile. Quindi cerco con queste performance di sensibilizzare un attimino la situazione attuale, perché sembrerebbe che l'Italia o in Italia ci siano soltanto ristoranti, pizzerie, negozi da salvare, mentre la cultura, l'arte viene sempre messo da parte, e questa cosa qui sta diventando veramente insostenibile, non solo a livello economico. La fissione dei manifesti che annunciavano la tua morte ha scatenato sui social il dispiacere di tantissime persone, centinaia di commenti, di condoglianze. Questo ha colpito molto, ovviamente avrà colpito molto, molto anche te. C'è chi si è preoccupato realmente che fosse accaduto qualcosa di irreparabile. Sì, effettivamente mi rendo conto di aver fatto un qualcosa di veramente dirompente, ma veniva fatto soprattutto a Pasqua, in questo frangente, in questo momento. Sì, la comunità l'ha presa veramente molto, molto male, soprattutto amici, soprattutto parenti, collaboratori, artisti. Forse hanno festeggiato anche molti nemici che ho, e quindi, però verso l'una e mezza, le 2:15, io ho fatto un post dove spiego le mie ragioni di questo intervento, di questa social performance. E mi scuso con le persone che praticamente si sono allarmate, sono dispiaciute e sono rimaste male. Però io il gioco l'ho mantenuto per una mezza giornata, perché era diventato impossibile mantenerlo di più, perché arrivavano telefonate, messaggi, e mi rendo conto che dovevamo praticamente chiudere con il primo step e andare sul secondo step.